Amici appassionati di Hockey Online, un cordiale saluto dal Quanta Club di Milano, dove fra una decina di minuti avrà inizio gara 2 di finale scudetto fra i padroni di casa dell'Hockey Club Milano Ausat Quanta e l'MC Control Diavoli Vicenza, che ha dominato gara 1 sulla pista di casa, un 6-1 inequivocabile, meritato. Ne parliamo subito con il nostro commentatore tecnico anche questa sera con noi, Luca Rigoni, commissario tecnico della Nazionale e allenatore degli Asiago Vipers. Bentornato Luca. Ciao Giorgio, buonasera a tutti. Sì, abbiamo già detto più e più volte mercoledì sera a Vicenza che insomma Vicenza ha strameritato la vittoria, quindi insomma c'è poco da aggiungere. Adesso vediamo se ci sarà una reazione da parte di Milano, deve esserci una reazione da parte di una squadra, una società come Milano, e poi invece d'altro canto Vicenza non, deve essere brava a non pensare che tutto sia semplice, insomma, ecco, deve stare concentrata e fare la stessa partita che di mercoledì per provare a assicurarsi anche gara 2. Bene, direi che possiamo sentire intanto dalle voci dei protagonisti nell'immediata vigilia le interviste e poi torniamo qui. Siamo con Andrea Bellini, difensore dell'Hockey Club Milano Ausat Quanta, alla vigilia di gara 2. Dimenticare gara 1, soprattutto quell'approccio mentale, questa sera bisogna entrare in pista in un altro modo per il Milano? Sì, assolutamente, è fondamentale ripartire, azzerare la testa, perché il bello di questo sport, comunque sia dei playoff, è che ogni partita ha la sua storia e oggi sarà fondamentale entrare in campo subito determinati e lasciare tutto quello che è successo alle spalle. Su questa pista avete già sconfitto Vicenza 3 volte, è vero che non conta nulla quello che è successo fino ad oggi, però dal punto di vista tecnico-tattico sapete come metterle in difficoltà, quindi il piano di gioco è un po' diverso qua. Sì, in casa nostra diciamo che riusciamo sempre a giocare leggermente meglio, ma ripeto, ogni partita è a sé, quindi ripartiamo da zero come se non fosse successo nulla anche nelle partite precedenti di campionato e niente, speriamo che riusciamo a esprimere il nostro gioco, che ne abbiamo da vendere e sono sicuro che stasera ce la metteremo tutta. Grazie, buona partita. Grazie. Siamo con Davide Dal Sasso, attaccante dell'MC Control Diavoli Vicenza. Una gara 1 dove Vicenza ha giocato nel migliore dei modi, ha travolto Milano fin dall'inizio. Questa pista però è un po' l'ultimo tabù che vi manca in questa stagione. L'affrontate in maniera diversa sul piano tattico e tecnico? Ma sicuramente dovremmo stare un po' più attenti. Appunto per le dimensioni del campo, cercare di rischiare il meno possibile, però portare il nostro gioco che abbiamo portato mercoledì e abbiamo visto funziona e può funzionare anche qua, quindi cercheremo di rimanere con il nostro gioco, però stare un po' più attenti perché gli spazi qui sono grandi e minimo errore puoi pagarlo. I fattori fondamentali in gara 1: tanti ingaggi vinti, tanti duelli vinti, poi ci sono i portieri, gli special team, sono sempre questi gli ingredienti in una finale scudetto. Sì, sicuramente le piccole battaglie, dagli ingaggi a una battaglia nell'angolo, a un tiro bloccato, qualsiasi piccola cosa che può aiutare la squadra è fondamentale in queste partite. Grazie, buona partita. Grazie. Luca, lato Milano con Andrea Bellini. Ho provato a spostare nella seconda domanda anche sugli aspetti tecnico-tattici, lui mi ha riportato sull'approccio, l'atteggiamento, perché prima di ogni analisi c'è sempre la determinazione, la concentrazione e la voglia di vincere. In una finale scudetto dove i valori tecnici sono simili, può essere quello davvero l'aspetto che conta di più? Sì, allora Milano deve, in questi giorni credo abbia lavorato soprattutto sull'aspetto mentale, perché poi insomma, come ha detto Andrea, di qualità ce n'è da vendere dalla parte di Milano, anche a Vicenza, però voglio dire, parliamo di Milano e la qualità c'è. Secondo me hanno avuto un approccio sbagliato alla finale, insomma sono stati dominati specialmente i primi 15 minuti, quindi devono cambiare soprattutto sotto questo aspetto. Lato Vicenza, l'unica nota dolente di questa stagione ottima è arrivata proprio da questa pista, la Supercoppa persa qui in maniera rocambolesca, ma anche 2 partite di campionato in cui il Milano ha saputo imporre il proprio gioco. È davvero un tabù dal punto di vista proprio unicamente dovuto alle dimensioni del campo, che forse impedisce un po', rende più difficile a Vicenza quell'aggressione, quella costante intensità di gioco? Beh, sicuramente Vicenza fa dell'aggressività il suo gioco migliore e qua è più difficile, la pista è grande, è più difficile essere aggressivi, come essere sempre vicini agli avversari come riescono a fare a Vicenza.
Però abbiamo visto che Vicenza ha imparato la sconfitta in Coppa Italia, secondo me ha cambiato atteggiamento e probabilmente cercheranno di cambiare atteggiamento anche qua a Milano. Poi comunque, sai, parlavamo del fattore mentale, in questo momento dal punto di vista mentale Vicenza è sicuramente un passo avanti dopo la vittoria a Vicenza, perché diciamocelo tutto, hanno vinto 6-1, ma hanno vinto sotto tutti gli aspetti, tecnico, tattico, ma soprattutto l'approccio, la mentalità, la grinta, la voglia di vincere. Quindi diciamo che sotto questo aspetto Milano deve fare sicuramente più un salto di qualità di Vicenza. Una nota curiosa, mentre giustamente la regia è andata anche coi primi piani dei giocatori che si stanno riscaldando, ecco, questo volevo proprio dire, mi hanno letto nel pensiero, è una bella immagine, Gianluca Tomasello, Denis Somadossi, i due allenatori a 4 minuti dall'inizio di una gara 2 di finale scudetto, è vero, ci si conosce tutti da tanti anni eccetera, però c'è anche fair play, c'è anche rispetto dell'avversario, questa è comunque una bella immagine. Beh, ma questo qua, beh, l'ordine del giorno, insomma, diciamo che poi tra l'altro noi abbiamo un rapporto che va oltre, no? È chiaro che poi ognuno gioca per la sua squadra, ognuno fa il tifo per la sua squadra ed è giusto che sia così, ma prima della partita, dopo la partita finisce tutto, insomma, l'amicizia è l'ordine del giorno nel nostro sport. È il terzo tempo del rugby, c'è anche nell'hockey da sempre, sicuramente. Assolutamente. Andiamo con le formazioni perché manca davvero poco all'inizio, allora iniziamo con gli ospiti, l'unica novità è che entra dell'uomo per Centofante nel roster e Lanner come backup al posto di Olando, però titolare sarà Michele Frigo e giocatori di movimento Cantele, Chiamenti, Lorenzo Campulla, Delfino, Hodge, Sigmund, Trevisan, Francesco Campulla, Vendrame, Pace, Nicola Frigo, Dal Sasso e Montolli. Risponde il Milano Ausat Quanta, Mattia Mai e Riccardo Pignatti sono i due portieri, dovrebbe iniziare anche questa sera Mattia Mai che è il titolare, giocatore di movimento Ferrari, Zic, Bernard, Gambin che non c'era in gara 1, rientra a disposizione, Barsanti, Ederle, Bellini, Lettera, Fiala, Sica, Banchero, Brianzoni e Mariani. Assente anche oggi come in gara 1 Spimpolo. Luca, non sarebbe probabilmente entrato negli 8, nelle due linee che girano, però era un giocatore in più che poteva essere utile per cambiare un po' le rotazioni, quindi un'assenza per infortunio che comunque va sottolineata. Sì, sicuramente, perché Gabriel è un giocatore comunque, abbiamo visto Milano con molti problemi in fase difensiva a Vicenza, gara 1, e lui è un giocatore che è un difensore vero e proprio, quindi poteva essere utile per Milano. Poi, questo infortunio, abbiamo chiesto prima, è stato un infortunio contro di noi proprio agli adduttori, quindi ci auguriamo che non sia niente di grave, siamo in bocca al lupo e magari ci sarà tempo per vederlo in campo nelle prossime partite. Staremo a vedere. Comunque hai toccato una nota che per il Milano è importante, quella di trovare un equilibrio anche difensivo. Abbiamo visto nel corso della partita di gara 1 che a un certo punto Tomasello ha invertito proprio i ruoli di Barsanti e Zic, cercando un po' di rendere meno offensiva quella linea con i tre ciechi e Banchero, che a volte ha un po' pecca negli equilibri. Sono curioso anch'io, credo di vedere come inizierà questa sera Tomasello. Sì, sarà interessante, sarà una delle cose interessanti vedere com'è. Ha sistemato le linee Tomasello. E poi un'altra cosa dove sicuramente devono far meglio sono gli ingaggi, come hanno detto tante volte anche l'altro giorno, perché Vicenza, diciamo che ingaggi quelli importanti li ha sempre portati a casa. Come sottolineavi tu, non è tanto sempre solo chi fa l'ingaggio, ma anche come si muovono i compagni attorno, come sono in grado di leggere, e anche la voglia di vincere il contrasto, dare quella spinta in più, quella furbizia in più per andare sul disco. Ma quello fa parte proprio di quello che dicevo prima, l'atteggiamento, l'approccio alla partita, la voglia e la determinazione, è tutto qua. Ricordiamo anche gli arbitri che dirigeranno questa gara 2, sono Lega e Lottaroli, dopo Grandini, Fiabani e Biaccoli l'altra sera, arbitri esperti ovviamente per queste finali scudetto. Gara 1 è andata liscia dal punto di vista disciplinare, sicuramente due squadre che si sono affrontate a viso aperto ma senza trascendere, con la giusta intensità che ci vuole, però chiaramente è stata una partita indirizzata fin da subito. Vedremo se questa sera sarà diverso, soprattutto l'approccio del Milano, perché Vicenza ha fatto tutto nel migliore dei modi, l'abbiamo detto e ribadito, e quindi vedremo sicuramente su questa pista dove Milano non perde da più di un anno, dall'ultima sconfitta risulta
sempre con Vicenza nel master round della stagione scorsa, addirittura finale scudetto, qui non si perde dal 2021, quella gara 4 che poi portò alla gara 5 e al primo scudetto della storia dei Diavoli Vicenza, in quella serie incredibile dove appunto i Diavoli riuscirono a ribaltare da 0-2 a 3-2. Però diciamo che se prendiamo il Milano di questo grandissimo ciclo iniziato nel 2012, ormai questa pista è davvero stato il fortino dove si sono costruite la gran parte delle vittorie, proprio per la capacità di interpretarla nel migliore dei modi. Sono anche forse le dimensioni ideali per l'hockey in line queste, sei d'accordo? Sì, beh, a questi livelli sicuramente, diciamo che per quanto riguarda gli arbitri, credo che almeno la linea che hanno, che stanno seguendo almeno da gara 1, non hanno influito sul risultato, hanno fischiato il giusto, credo che abbiano avuto gli ordini insomma di lasciar correre il più possibile, perché insomma lo spettacolo ne guadagna sicuramente. Inquadratura per il Milano, ho visto delle facce diverse nel riscaldamento, una tensione anche che forse traspariva anche dall'intervista di Bellini. Il Milano sa che questa non è l'ultima chiamata, diciamo, dal punto di vista proprio del conteggio, bisogna vincerne 3 su 5, però oggi si gioca davvero tantissimo di questa finale scudetto. Sì, perdere stasera poi è dura, perché comunque sai, ribaltare la serie 2-0 sapendo di dover vincerne almeno 2 a Vicenza non è facile. Assolutamente, anche perché Vicenza in casa ha perso solo quella più volte ricordata finale di Coppa Italia, che è stata un po' una storia a sé, una storia dalla quale Vicenza ha imparato molto e l'ha dimostrato proprio l'altra sera, non abbassando mai l'intensità agonistica, la voglia di insistere nell'attaccare. Però l'abbiamo detto, qui lo spartito tattico potrebbe essere molto diverso, vedremo come sarà l'approccio alla gara delle due formazioni. Credo che cambi poco l'utilizzo dei giocatori, adesso vediamo le linee, sono tornate quelle iniziali con Barsanti che torna nella sua linea ideale, diciamo, ma insomma i protagonisti saranno 8 da una parte, 8 dall'altra, con magari qualche opportunità come abbiamo visto l'altra sera per Ederle o Frigo. Ederle a volte Milano lo utilizza, viene utilizzato per i penalty killing. Frigo è uscito dalle rotazioni da un po' di tempo. Subito un gioco tattico qua, ho visto Milano cambiare la linea. Sì, sicuramente c'è stato un cambio appunto. Tommasello vuole mettere la linea dei tre ciechi, che Banchero contro la linea del Sasso. E quindi ancora prima di iniziare subito schermaglie dal punto di vista tattico fra i due allenatori. Milano a gestire il primo pack di questa gara 2 di finale scudetto, tutta da vivere. Ricordiamo, Vicenza conduce la serie 1-0 al meglio delle 5 gare. Banchero va alla prima proiezione offensiva per i campioni d'Italia del Milano Ausat Quanta. Perde il primo duello lungo le assi. Allora Lorenzo Campula, gran protagonista di gara 1 con una doppietta, prova subito a trovare dal Sasso nello slot. Buona lettura difensiva del Milano, che poi riparte in maniera non molto ordinata con un disco sparato un po' troppo forte in profondità. C'è un passaggio sbagliato di Banchero che poteva essere una buona ripartenza per Milano. Ancora Campulla, Francesco in questo caso, che va in scioltezza all'indietro giustamente sul fratello più giovane, che attende il completarsi del cambio di linea, poi sarà lui proprio l'ultimo uomo a entrare in panca lasciando spazio a Vendrame. E adesso è la linea oggi Vendrame Sigmund Delfino per Vicenza, opposta alla linea dei tre ciechi più Banchero per Milano. Sigmund che lancia proprio Hodge in proiezione offensiva, disco sporcato recuperato in angolo da Vendrame, poi ci mette la stecca Mattia Mai, si lotta dietro la gabbia. Questi sono i famosi duelli di cui parlavamo, da vincere per entrambe le squadre perché garantiscono possessi importanti. Ferrari accenna una transizione offensiva a questo tiro, però coglie un po' preparato i suoi compagni che stavano cambiando. Delfino cerca fortuna nello slot, un diagonale di Hodge fuori misura e ancora Delfino a mettere ordine dalle parti di Milano. Milano in confusione sui cambi, è entrata con 5 giocatori un paio di volte, non era probabilmente da sanzionare, ma erano vicini alla panchina, ma nessuno sapeva chi doveva entrare, chi doveva rimanere fuori. E questo certamente non è un bel segnale. Vicenza con Sigmund, conclusione sopra la traversa, recupera Barsanti, prova ad andare su Fiala, anticipato ancora
da Sigmund. Intanto non so se è un caso, ma vediamo che Milano contro la linea di Sigmund si è messa a box praticamente. Non so se sia stato per caso, adesso vediamo, magari andando avanti, però potrebbe essere già una notizia, cambio tattico rispetto alla gara 1. Vediamo che sono a box. Sono a box. E questo credo forse è una rarità in casa Milano. Dal Sasso prova a puntare proprio Fiala, ricordiamo, box è uno schema ovviamente più conservativo, attendista. È chiaro che Milano qualcosa deve cambiare sicuramente rispetto a gara 1, vediamo se sarà questo l'atteggiamento che proseguirà o se è stato solo un momento o magari appunto un mix anche di sistemi di gioco che si possono verificare. Intanto Bellini per Barsanti, c'è anche un mix di linee in campo in questo momento, probabilmente adesso vanno a completare il cambio e a cercare di mettere ordine con Banchero che improvvisamente serve, vedete, in profondità Bellini all'indietro, ancora si ritorna da Capitan Banchero per Bernard. Bernard si gira, si libera della marcatura e prova a puntare la retroguardia dei Diavoli, fa tutto da solo Bernard, mette anche a sedere Frigo, poi non c'era l'angolo per il wraparound, ma ancora Bernard per la conclusione a rete di Banchero, grandissimo lavoro di Jakub Bernard e poi Banchero ha depositato in rete per l'1-0. Sì, gran lavoro di Bernard che già aveva trovato un ottimo passaggio che il difensore di Vicenza ha bloccato, ma dopo ha trovato Banchero da solo, lasciato solo sulla slot qua, ma adesso sul replay vedremo che vediamo tre giocatori del Vicenza che guardano il disco, guarda, tutti e tre in un metro, uno addirittura dietro porta. Tatticamente qua Vicenza ha sbagliato tantissimo, guarda, sono tutti e quattro dietro la linea rossa di porta praticamente, e lasciare questi spazi a Milano può essere fatale. Sì, questo è un pasticcio perché tre uomini sul disco con Banchero indisturbato. Non si è fatto pregare il capitano del Milano che era l'uomo che ha trovato anche l'unica rete del Milano, ma reagisce subito Delfino recuperando un rimbalzo corto nei pressi di Mattia Mai, anche qui adesso rivedremo botta e risposta. Anche qui Delfino lasciato colpevolmente solo davanti al portiere, l'uomo peggiore da lasciare lì da solo. Adesso vediamo un attimo, comunque sì, abbiamo visto Milano a box anche qua, ma vediamo Bellini che va sull'uomo e Barsanti che lascia Delfino da solo davanti porta, deviazione e poi rimbalzo, niente sì, da fare per Mattia Mai. Marcatura non propriamente ideale, allora i due capitani, botta e risposta nel giro di 15 secondi tra Banchero e Delfino, arriva un fischio arbitrale per un'infrazione, quindi credo si riparta da centropista. Eh sì, qua abbiamo visto una bella reazione da parte di Vicenza che ha trovato subito il pareggio, non è un buon segno per Milano perché era riuscita a sbloccare il risultato e subito essere raggiunta può essere di nuovo difficile, no? per loro, proprio per il discorso mentale che facevamo prima. Comunque abbiamo visto un Milano diverso, no? Già dall'inizio, dai, diciamo così. E qualcosina di diverso anche sul piano tattico, sì, che giustamente hai fatto notare. Hodge, possesso di pacco, lo lascia per Delfino che va all'indietro su Nathan Sigmund. Nathan Sigmund lascia a Vendrame l'incarico di portare il pack nella metà pista rosso-blu. Vendrame, Sigmund all'indietro per Corey Hodge, la conclusione deviata in alto, recupera il rimbalzo ancora una volta Delfino, il più rapido andare sul disco, altro duello vinto da Vendrame, Sigmund a disturbare Banchero, duello in balaustra con Zic che riesce questa volta a anticipare Delfino garantendo il possesso per Jakub Bernard dietro la gabbia di Mattia Mai. Parte Martin Fiala, Martin Fiala punta Vendrame come sempre dietro gabbia, ottima pressione difensiva di Vicenza che impedisce a Fiala di andare a cercare un compagno nello slot e allora Milano deve ripartire dalle retrovie ancora con Barsanti. Bellini vince il contrasto, Bellini con Vendrame, e qua è stato bravo Vendrame a non insistere perché poteva scappare in una penalità, molto lucido nella sua scelta. Bellini ancora prova Lettera che prova a spizzare questo pack per Ferrari, capisce tutto Hodge che lancia dal Sasso,
autore di un'ottima partita nella gara 1, due assist per lui, uno dei migliori sicuramente insieme a Lorenzo Campulla. In quella gara 1 Milano adesso si mette ancora in un atteggiamento conservativo sulla rossa di centropista, dal sasso sul fronte sinistro, dal diagonale che filtra, recupera Pace. Sì, diciamo che è un box però molto stretto e Vicenza riesce a arrivare al tiro abbastanza facilmente, dovrebbero essere un po' più attenti e salire di più sull'uomo, scende col disco e stare più attenti all'uomo davanti porta, perché Vicenza è brava a metterne sempre uno lì. Vedete, adesso c'è Campulla per esempio davanti porta, prova a ripartire il mago di Molina, Alessio Lettera si accentra, conclude, ma il tiro viene bloccato bene da Vicenza. Adesso Francesco Campulla ha dal sasso libero da servire. Si è chiaro, adottare una tattica diversa, anche magari provata poco, può creare qualche scompiglio sicuramente. Non so quanto il Milano abbia allenato questo sistema difensivo, che è la prima volta che vediamo in stagione, ma sicuramente sono campioni in grado di interpretare qualunque tipo però, di... Così, cioè sono dei campioni e devono essere capaci di cambiare il loro sistema di gioco anche disegnandolo sulla lavagna. Noi abbiamo avuto conferma quest'anno ai mondiali in Argentina, quando contro gli Stati Uniti abbiamo deciso di giocare così, conservativi, e alla fine ha pagato, ne ha fatto un'ottima partita difensiva di sacrificio e poi alla fine siamo riusciti a portarla a casa. Per l'Italia, ricordiamo, vice campione del mondo in carica. Oggi lascia Vendrame, disco in mezzo a cercare la deviazione di Delfino, invece è Mattia Mai che riesce a intervenire favorendo il possesso banchero per Barsanti. Barsanti va su Zic, adesso si completa il cambio, Barsanti lascia il posto a Jakub Bernard, quindi a livello di line up è tutto confermato, prosegue. In questa pista un'altra cosa importante è che è più difficile trovare i cambi quando la squadra avversaria ha il possesso del disco, perché sono tanto distanti le panchine ovviamente, e qua si rischia di stare in campo a lungo e di spezzare il ritmo sia quelli in campo che poi si stancano, che, ma soprattutto quelli fuori che devono stare fuori e aspettare e non riescono a prendere il ritmo. E questo è un altro dei famosi dettagli dei quali bisogna tener conto. Abbiamo visto prima qualche errore all'inizio, subito in avvio di partita del Milano, proprio nella gestione dei cambi. Adesso sembra tutto rientrato dal punto di vista dell'organizzazione. Adesso Bernard ancora a cercare fortuna in profondità, poi Delfino riesce a far filtrare questo pack per un 2 contro 1, Sigmund, e questa volta Zic riesce a disturbarlo in maniera efficace, non ha trovato il tempo e lo spazio per servire Delfino. È stato bravo anche Bernard a fare un ottimo back check, direi. Vendrame prova ad andare via in dribbling, oggi arriva rimorchio, parata per il Milano che riesce, prova a ripartire, ma Vendrame anticipa ancora Banchero, sta alzando i giri del motore Vicenza che continua a fare possesso. C'è anche cambio molto lungo per questa linea del Vicenza. Adesso stanno comunque rifiatando con Nathan Sigmund che lascia il disco a Lorenzo Campulla. Lorenzo Campulla in mezzo ancora, cerca, l'abbiamo già visto più volte, questo è uno dei modi in cui si prova a risolvere il rebus box, diciamo. Sì, cioè. Sì, perché comunque abbiamo visto che Milano lascia tanto spazio all'uomo davanti al portiere, quindi è una soluzione, un'ottima soluzione, tirare nel traffico, l'uomo disturba il portiere e poi se esce un rimbalzo, abbiamo visto prima il primo gol. Quindi sicuramente è uno dei modi migliori per mettere in difficoltà un box. È una delle opzioni. Intanto Milano vince un ingaggio e quindi Barsanti ha provato a andare in attacco, ma niente da fare. Buona guardia ancora di Vicenza a chiudere molto bene lungo le assi, a riproporsi all'attacco ancora con Lorenzo Campulla. Che gira su Francesco Campulla, poi in profondità. Era forzato difensivamente, molto coperto, gira bene questo pack, taglia lo slot dall'altra parte, arriva prima Bellini, può partire in transizione Milano, c'è Lettera dall'altra parte, Ferrari si accentra, cerca e trova lo spazio per il tiro, e poi anche Barsanti in seconda battuta. Insomma, Milano
fa capire qual è l'atteggiamento questa sera, ripartire in transizione. È chiaro che il box porta a questo, il box porta tanto sacrificio, ma essere bravi in transizione, bravi a ripartire. Avete visto Michele Frigo attento a intervenire in quella conclusione della distanza, adesso lotta in balaustra con Sigurd che è un maestro nella protezione del pack, e con l'ausilio di Francesco Campella Vicenza può in relativa tranquillità guadagnare la rossa di centropista, con Sigurd che chiama i movimenti e Milano che attende. È quello che ti dicevo prima, vediamo adesso che gli attaccanti sono riusciti a cambiare essendo vicini alla panchina, mentre i due difensori sono ancora in campo e dovranno rimanerci finché non riescono a recuperare il disco probabilmente. E quindi vediamo se andranno in debito d'ossigeno, lotta nell'angolo tra Barsanti e Vendrame, ancora in aiuto è arrivato Martin Fiala, il disco è rimasto incastrato tra le ruote dei pattini, quindi inevitabile il fischio degli arbitri, gioco fermo, ingaggio in zona d'attacco per i Diavoli Vicenza 1-1 quando abbiamo superato la metà di questo primo tempo di gara 2 di finale scudetto, in diretta dal Quanta Club di Milano. Siamo pronti, ingaggio alla destra di Mattia Mai, disco conteso, questa volta arriva Fiala sul pack, Fiala prova ad andare via a Hodge, ex compagni di linea l'anno scorso nel Milano, Fiala viene raddoppiato, ottimo lavoro ancora in difesa di Cori Hodge, che sappiamo che è sicuramente un brutto cliente da affrontare. Beh, nei duelli, è difensore difficile, è difficile da passare, io credo sia uno dei... Guarda, è un giocatore che si vede poco a volte, ma è uno dei migliori giocatori del nostro campionato, questo è poco ma sicuro. Sicuramente sì, la sua tenuta difensiva, l'organizzazione che dà, la sicurezza che dà, sicuramente possiamo dire anche un po' mancata al Milano quest'anno. Intanto ancora una volta abbiamo visto la conclusione della distanza. Bisognerebbe in questi casi andare meglio a disturbare il portiere, a coprire un po' di più e cercare di sporcarlo quel disco, perché chiaramente... Mattia, se vede arrivare quel disco da lì, sì, lo schermo c'era ma non del tutto. Sì, sì. L'obiettivo lì ovviamente è la deviazione, quasi più una manovra da hockey ghiaccio che da inline, però per bucare il box probabilmente bisogna andare per la porta, come si dice. Però vediamo che comunque Vicenza insiste su questo, ha sempre un uomo davanti porta, quindi bravi anche loro a trovare le contromisure. E adesso ancora possesso, come per quasi tutto questo primo tempo, di Vicenza con Dal Sasso a libero da questa parte. Campulla preferisce mantenere il disco, cercare il varco giusto, dialogo con Pace, il duello lo vince Bellini, importante per Milano riuscire a strappare questi pacchi, andare via poi in velocità. Bellini preferisce la soluzione personale, sul rimbalzo arriva Lettera. Lettera qua è stato bravo a recuperare questo disco e a buttarlo subito indietro per Manu Ferrari. Barsanti, Ferrari può andare in proiezione d'attacco, lascia a Bellini mentre c'è un duello rusticano nei pressi dell'area di porta. Noi seguiamo il pack, ma ovviamente come sempre nei pressi del portiere succede un po' di tutto, ma c'è un arbitro lì apposta per valutare la situazione. Bellini sfrutta anche il velo di Lettera che va a concludere impegnando Frigo, e poi Campulla libera in maniera non perfetta, nel senso che il disco, come avete visto, viene recuperato ancora dal Milano, che per la prima volta in questo primo tempo riesce a tenere il disco per un paio di minuti. Ecco, vedi, adesso Vicenza è riuscita a cambiare con tre giocatori. Se Milano invece di andare dietro porta col disco stava più su, poteva tenere dentro la stessa linea, magari un po' in sofferenza. Questo fischio credo sia per verificare. Sentiamo Michele Frigo, che deve aver ha chiamato proprio l'arbitro Michele. Questi sono i duelli che vabbè ci stanno. Sì, niente di... è proprio l'obiettivo del difensore è quello di impedire che l'attaccante faccia quello che dicevamo prima, certo, impedire la visuale al portiere. Non è stata nessuna protesta. Quella, è così. Quando si dice si deve pagare il prezzo, l'attaccante che va lì sa che lo deve pagare e ci sta. Ingaggio in zona d'attacco per Milano, 6:43 alla prima sirena, vedete dalla sovraimpressione. 1-1, Banchero e Delfino, i due capitani hanno messo il loro sigillo su questa gara 2.
che prosegue sui binari di un relativo equilibrio in termini di occasioni da rete, mentre a livello tattico abbiamo visto la supremazia territoriale di un Vicenza anche voluta dal Milano, in un certo senso, che ha adottato uno stile conservativo quasi inusuale, ma ci sta anche che Milano cambi qualcosa, ovviamente. Fin qui la scelta sta abbastanza pagando, insomma. Vabbè, la partita... è giusto così, ognuno cerca di fare il meglio per la propria squadra, quindi insomma finora a questo punto eravamo 5-0. Esatto, quindi direi mercoledì direi meglio per il Milano in questa fase, eravamo sul 5-0 per Vicenza, quindi diciamo che per il momento la tattica di Milano sta funzionando. Abbiamo una partita, a differenza di mercoledì, dove il grandissimo merito di Vicenza, ma anche ovviamente come sempre qualche demerito di Milano. Seguiamo Vendrame che prova a impegnare la retroguardia rossoblu, gli porta via il disco Bellini, poi Ferrari e Barsanti completano il recupero. Adesso ancora Bellini, salta il primo marcatore, conclude alla figura, tiro centrale facile per Figo, ingaggio in zona per il Milano. Ingaggio in zona che Milano giocherà ancora con questa linea collaudatissima, una linea che si è ricostituita quest'anno con il rientro di Bellini, Lettera e Barsanti. Ingaggio vinto da Vicenza con Trigo che deve addomesticare. Qui un contatto falloso, sì, su Vendrame. Il tiro di Lettera che in realtà sanziona di fatto la fine dell'azione, perché era una penalità ritardata, una bastonata subita da Vendrame. Adesso la rivediamo. In presa diretta mi sembrava esserci, però voglio rivederla. Sì, adesso vediamo il replay. A me non sembrava niente di chissà cosa, però poi il replay può darci delle informazioni diverse. Non si vede questa inquadratura. Sì, l'impressione che Barsanti vada con la stecca sull'avambraccio di Vendrame, sì, non abbiamo la soluzione. Però, sì, sono tocchi che se ne vedono tanti, però insomma, primo power play. Da qua, eccolo qua, si vede meglio. Sì, l'ha disturbato, ma secondo me è scivolato Vendrame sul tocco di Barsanti. Adesso questo può essere per Vicenza un power play molto importante per cercare di scardinare il box fino a... Ecco, adesso vediamo in campo anche Ederle, per esempio, come ti ho detto prima, viene utilizzato spesso e volentieri in PK da Tomasello. E quindi è un vero e proprio special team quello del Milano, Ferrari, Bellini, Ederle, ma attenzione ad Al Sasso, riesce a intervenire. Sì, avendo anche in panca puniti Barsanti. Vendrame, adesso Vicenza dovrà aspettare. Sì, perché ha rotto la stecca, Vendrame che va a recuperarla, quella nuova. Sigmund come sempre a gestire il power play per Vicenza. Adesso Delfino, Sigmund ha spazio per concludere, non si fa pregare, il disco ancora vivo con una mischia furibonda nello slot. Milano si salva per un attimo, ma è ancora possesso Vicenza con 53 secondi di superiorità numerica, molto importante. Questo è un classico gioco del power play di Vicenza, con Sigmund che si allarga verso sinistra, con Dal Sasso fa screen, un ottimo screen. E la rete di Delfino che trova l'angolino lato scudo, converte il power play Vicenza 2-1. Al minuto 15:11. Sì, adesso vediamo il replay, vediamo se Mattia mai era coperto sul tiro di Delfino. Forse è una deviazione di Bellini, non lo so. Comunque sul secondo palo, ecco, chirurgica, qui la vediamo meglio come si infila il disco. No, no, è andato dentro dritto, questo è un tiro perfetto, no? A metà altezza tra palastinco e guanto, è difficile per il portiere intervenire. Ma sappiamo che insomma Delfino è maestro in questo, ma non solo lui, Vicenza ha tante armi. Delfino è giunto a quota 73 gol in campionato, un dato che dire si commenta da solo, ma questo ovviamente ha un peso specifico enorme, indirizza questa gara 2, primo vantaggio Vicenza qui al Quanta Club 2-1. Quindi l'abbiamo detto, il power play è un cliché dell'hockey, ma è la verità, soprattutto in situazioni così complicate dal punto di vista tattico, fare la differenza quando ti capita l'occasione, spesso e volentieri. Però molto bravi Vicenza, perché
partita molto chiusa, la tattica di Milano li aveva ingabbiati finora e alla prima occasione sono riusciti a portare il risultato dalla loro parte. Adesso sai, possono giocare un po' più tranquilli, fare anche un po' di possesso eventualmente se Milano non cambia la tattica, e la partita si mette completamente in maniera diversa. Delfino, anche se insomma è ancora lunga. Assolutamente 4 minuti alla prima sirena, con Milano che prova a ripartire con Martin Fiala. Copertura difensiva di Vicenza è scattata subito, Sigmund porta via il pack a Fiala, poi viene disturbato a sua volta lì nello slot, ancora la meglio Vicenza che recupera un disco ancora bloccato da Bernard questo tiro, ma adesso sbaglia qualcosa Vicenza, stava andando a cambiare Sigmund, Banchero va a concludere, tiro bloccato, ancora Banchero, ci mette la stecca anche Frigo, un po' di confusione, adesso mette ordine Bernard, Milano deve ripartire dalla propria zona con Jakub Zik. Sigmund che ha provato a andare a cambio dopo restare in campo, e per un attimo Vicenza si è trovata un po' in disordine tattico, ma non ne ha approfittato nel migliore dei modi il Milano, che adesso riparte con Andrea Bellini. Si chiude bene Vicenza, Bellini alla ricerca di idee, dialoga con Barsanti, ancora Bellini e Barsanti in profondità su Ferrari. Ferrari sfida Vendrame, Ferrari crea scompiglio nello slot, ma lì non si passa, addirittura due giocatori del Milano poi si vanno a scontrare, quindi esce dal sasso, tiro sporcato, si lotta dietro la gabbia, ancora duello vinto dal Milano. Ancora la lettera per Bellini che si infrange sull'ottimo lavoro di Lorenzo Campulla. Niente da fare, Milano non passa, allora Vicenza è ancora lì con Francesco Campulla che azzarda una Veronica su lettera alla meglio, poi l'altra conclusione di Campulla deviata in angolo. Solito duello in balaustra, ne esce ancora Vicenza con il pack, Pace allarga su Lorenzo Campulla, disco attraversa lo slot, lo recupera Ferrari, Milano fa fatica a trasformare l'azione difensiva in offensiva, ottimo lavoro adesso di Vicenza. Sì, 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 sì. Però sai, anche loro hanno preso le misure, la tattica diversa di Milano, no? Sono più attenti difensivamente quando perdono il disco. Altro passaggio trasversale in area di porta viene intercettato, buona lettura difensiva ancora di Vicenza, e Milano con lettera di nuovo nella propria metà pista, va su Barsanti che si accentra, cicca un po' il tiro che si trasforma in un assist per Ferrari. In becca non riesce a colpire in maniera efficace il Cobra di Bruzzano, disco che gira, allora piona molto bene dal sasso, importantissimo tenere questo disco che filtrava, riesce quindi a garantire una transizione rapida a Pace che conclude fuori misura. Ferrari recupera ancora per Milano, ultimo minuto e 12 secondi ancora alla sirena, lettera prova a sfidare la difesa vicentina piazzata, mantiene il possesso, arriva a rimorchio Bellini che carica lo slap, para Frigo. Qui lettera con quattro uomini intorno è riuscito comunque a costruire un'occasione. Sì, sì, sì. Ho trovato anche un buon passaggio centrale con l'inserimento di Bellini. Sì, lo rivediamo, è riuscito qui, questa è l'occasione precedente invece che da, in maniera casuale era un disco buono quello nello slot, e qui le solite schermaglie prontamente colte dalla regia, e poi vedete Ferrari, è una buona opportunità, certo in back non è facilissimo, però. E qui la posa plastica di Michele Frigo. Beh, comunque diciamo che abbiamo una partita, siamo su 2-1 per Vicenza, ma insomma le due squadre ci sono, stanno giocando, cioè diciamo Milano sta giocando rispetto a gara 1, sicuramente l'atteggiamento è diverso. Abbiamo visto anche sugli ingaggi una netta differenza, e in un campo così grande è ancora più importante. Adesso con 45 secondi da giocare, Milano ha l'opportunità di gestire un possesso, ma vedete giustamente Vicenza alza la pressione, Milano fa fatica a bucare ma tiene il disco, quindi con 30 secondi c'è la possibilità di costruire un'opportunità. Vediamo come se la gioca Jakub Bernard, campione del mondo con la sua Repubblica Ceca. Sì, ma non devono avere fretta perché
sai, un errore potrebbe, cioè, anche finire il primo tempo sul 2-1 è diverso, no? Avere troppa fretta a pochi secondi della fine non ha senso. Cercheranno di prendere un tiro negli ultimi secondi. Eccolo qua con la mischia nello slot, arriva la sirena, non riesce a capitalizzare l'ultima opportunità il Milano, si va quindi al riposo sul 2-1 per Vicenza, passato in vantaggio il Milano con Banchero, poi ricordiamo pareggio dopo pochissimi secondi di Delfino e poi la rete in power play dello stesso Delfino. Luca, l'ultimo commento a questi primi 20 minuti, l'abbiamo già detto, abbiamo una partita, questa è la notizia, perché era Milano che era chiamato a una risposta, ma in vantaggio ci va ancora Vicenza nel spogliatoio. Sì, sicuramente, ma anche meritatamente probabilmente, ma sai, è probabilmente la tattica giusta per Milano questa, perché per tanti motivi, perché abbiamo visto tanti problemi difensivi in gara 1 e così restando più vicini al portiere in zona difensiva si riesce a ridurre questi errori, e soprattutto perché sappiamo benissimo che Vicenza fa del ritmo e dell'intensità il suo gioco migliore, e con questo gioco non riescono a esprimere al massimo quello che vorrebbero, insomma, quindi per il momento va bene. Bene, direi Milano. Che possiamo prenderci anche noi qualche minuto di pausa, non andate via perché durante l'intervallo ovviamente vedrete anche gli highlights, noi torniamo fra poco in diretta dalla Quanta Club.
Rientriamo in collegamento diretto quando mancano due minuti all'inizio del secondo tempo di questa gara 2 di finale scudetto, che vede i Diavoli Vicenza in vantaggio per 2-1 sul Milano. Con Luca Rigoni andiamo a rivedere un po' gli highlights, cominciando dal primo gol del Milano su, credo, l'unico errore difensivo di Vicenza questa sera. Sì, sì, sì. Abbiamo anche sottolineato, però in effetti è stato proprio l'unico errore netto di Vicenza, che poi è stata molto attenta. Però poi sono passati, e lo vedremo fra poco, solo 15 secondi, e questo è un altro di quei dettagli importanti, riuscire subito a pareggiare, lo stiamo vedendo, con Delfino che è lesto ad arpionare quel rimbalzo lasciato da Mattia Mai, ma lì più che altro era il compito del difensore, no? Di stringere quella marcatura. Sì, sicuramente qua c'è stato un errore. Secondo me Barsanti seguiva Sigmund, poi si è fermato e lì probabilmente doveva continuare, andare a disturbare Delfino. Però sai, è facile parlare poi quando sei in campo, a volte le decisioni devi prenderle in un millesimo di secondo, non è così semplice. E questo è il 2-1, l'unico power play fin qui in questa partita, subito capitalizzato dai Diavoli Vicenza, che anche in questo fondamentale si dimostrano chirurgici con la diagonale di Delfino, che è il top scorer del campionato non a caso. Vedete il lavoro lì di Dal Sasso su Ederle e poi il tiro che, quando si infila su tra scudo e gambale, lo sappiamo, l'abbiamo detto più volte. Sì, è stato un tiro, è difficilissimo. Un'ottima conclusione. È anche vero che Vicenza tira tantissimo i power play, ma anche perché ne ha le capacità. Si sa che dare un power play a Vicenza è difficile uscirne. A proposito di tiri, di numeri, bene, hai raccolto qualcosina sul piano statistico di questo primo tempo? Sì, abbiamo visto che come tiri siamo lì, comunque Milano ha 8 tiri mentre Vicenza ne ha fatti 7, però è anche vero che Vicenza è arrivata più vicina al gol. Poi sugli ingaggi vediamo un attimo, abbiamo parlato tanto mercoledì, ingaggi Milano ha fatto meglio sicuramente di mercoledì, anche se Vicenza ne ha vinti di più, siamo 8 ingaggi vinti per Vicenza e 6 per Milano, però diciamo che le statistiche, no, raccontano di un sostanziale equilibrio, esatto, spezzato dal power play, il che non è ovviamente. E poi comunque in un campo più grande ci sono meno tiri, ci sono meno conclusioni, ci sono meno battaglie, meno uno contro uno ravvicinati in balaustra, esatto, eccetera. Vicenza al primo possesso di questa seconda parte di gara con Vendrame, conclusione sporcata, recupera subito il disco il Milano, che conferma come quartetto iniziale quello dei tre toscani più Ferrari, dall'altra parte Delfino, Vendrame, Hodge e Sigmund, tutto confermato. Abbiamo visto solo Ederle entrare nelle rotazioni per il Milano in penalty killing, con Barsanti penalizzato. Per Vicenza tutto confermato, mi sembrano i soliti 8, non abbiamo visto Nicola Frigo, non abbiamo visto variazioni fino a questo momento. E allora andiamo a seguire Lettera, che prova a saltare in dribbling Hodge, contrasto lì in balaustra, insomma Dossi accenna una protesta, Milano però insiste con questo passaggio però sbagliato, Lettera era da solo nello slot, ma il disco arriva su Delfino. Allora attenzione a questo 3 contro 2, conclusione schermata e poi Mattia Mai si trova il disco sulla pinza. Questa potenzialmente poteva essere un'ottima occasione per Milano, adesso la rivediamo, perché liberare Lettera sulla slot per un tiro poteva essere veramente, eccolo qua, un passaggio errato, il disco probabilmente anche in piedi per Barsanti. Poi qua bravo Bellini ad alzarsi su Sigmund, quello che dicevamo, no? Devono salire di più sui tiri e fare un ottimo block shot. Intuizione qui di Fiala, che riesce a intercettare un passaggio di Vendrame ma non riesce a ripartire in break. Attenzione perché siamo già in zona offensiva per un Vicenza che crea ancora problemi alla difesa del Milano. Jakub Bernard mette ordine, arriva un fallo su Banchero, vedo Mattia Mai uscire, un contrasto con Delfino giudicato irregolare, lo rivedremo perché è sicuramente un altro momento importante. Per la prima volta Milano in superiorità numerica, è un 5 contro 4 in questo momento, ovviamente di penalità differita. Bellini, Banchero a dialogare con Bernard. Un attimo prima Sic ha rischiato di
fanno una frettata, eh? Stanno facendo un autogol clamoroso. E invece adesso Milano si trova in superiorità numerica con Bellini a completare questo blocco, con Banchero e i tre ciechi a gestire questo 5 contro 4. Ancora Bellini, Zic va a chiamare il cambio, entra Lettera, aumenta ovviamente il potenziale offensivo il Milano, forte del fatto che ovviamente appena Vicenza entrerà in possesso di disco arriverà il fischio arbitrale per la penalità. Berna da spazio e va lì sulla spalla di Frigo, bravo a intervenire, e adesso arriva gioco fermo. Adesso vediamo, adesso per Vicenza ha capitalizzato il primo power, vediamo se Milano riuscirà a fare lo stesso, tanto vediamo chi saranno i protagonisti, ma magari rivedremo il fallo fischiato a Delfino. No, adesso io vorrei rivedere un attimo. Ah, guarda, questo secondo me non era assolutamente fallo. Allora, ho visto due falli fischiati, io onestamente non avrei fischiato né uno né l'altro. Però, sono d'accordo Luca, questo secondo me non erano due questo, minuti. Questo ancora meno di quello di prima. Diciamo, prima dicevo che secondo me è scivolato Vendrame sul tocco di Passanti, però è stato sicuramente un tocco più netto di questo. Questo davvero è un power play che sinceramente non ci stava, però insomma Vicenza ne deve prendere atto e ne sta prendendo atto bene, perché sta garantendosi il primo possesso anche in inferiorità numerica. Adesso arriva la liberazione, ma ci sta. Tanto 30 secondi se ne sono andati. L'importanza degli ingaggi di cui parlavamo prima. E adesso Milano riesce a completare il setup in superiorità numerica con Bellini che ha spazio per andare a battere Michele Frigo. Grande azione di Bellini. Milano pareggia, capitalizza il suo primo power play. Bravissimo qua Andrea. Gran gol. Adesso lo rivediamo, ma è stato molto bravo, passaggio con i tempi giusti e lui è entrato in velocità per la porta, ha fatto un bel gol. Vedi anche il passaggio con i tempi giusti di Banchero, e non è un passaggio banale. Riuscire a dosare la forza. Ma anche sai darlo al momento giusto, no? Avessi aspettato un secondo di troppo, avrebbe potuto entrare in questa maniera. E poi Bellini, non nuovo a queste incursioni, davvero un giocatore che anche dal punto di vista offensivo è micidiale, a volte già 26 gol per lui in campionato, ma non lo scopriamo certo oggi. Andrea Bellini 2-2, quindi di nuovo in parità con Bernard che scivola, e Milano però mantiene il possesso. Zic per Fiala, ancora Zic. Vediamo a livello di inerzia mentale se questo 2-2 cambia qualcosa, ma non credo che Vicenza si scomporrà troppo. Credo che cambi più di tanto, sai. Cambia, ovvio, se il vantaggio è diverso, però comunque lo schema tattico non cambierà assolutamente. Vedremo come eventualmente cambierà lo schema tattico del Milano quando sarà in possesso Vicenza, ma intanto è Milano che insiste, fa gestione con Bernard, su di lui dal sasso, riesce a proteggere il disco Jakub Bernard, e poi scarica ancora sul Banchero. Sono curioso più che altro dopo di vedere a livello di non possesso come si disporrà il Milano, ma intanto seguiamo il Milano in attacco con Banchero che punta Delfino in mezzo nello slot, disco sporcato, esce, no, ancora giocabile. E allora Delfino e Banchero ancora loro a duello, arriva anche Sigmund a raddoppio, lotta furibonda lì nell'angolo. Comunque Giorgio, vediamo Milano completamente diverso da gara 1, perché comunque vanno più decisi nelle battaglie, riescono a proteggere meglio il disco, escono spesso e volentieri dalle battaglie col disco. Anche abbiamo visto adesso Banchero che insomma ha lavorato duro sulla balaustra, Bernard che riesce a essere molto propositivo, ma anche aiutarsi, darsi supporto. Era diciamo la condizione sine qua non per avere una finale, era che il Milano interpretasse in questo modo la partita. Adesso ovviamente c'è ancora da ripristinare lo stilmat di Via Siet qui al Quanta Club, il buon Alberto Meletti che va ad asciugare, e poi siamo pronti con l'ingaggio in zona d'attacco per il Milano. Abbiamo rivisto questo contatto assolutamente qua è scivolato. Sono andati adesso ad asciugare, probabilmente un po' di umidità, il tempo non aiuta da quel punto di vista, no.
aiuta invece dal punto di vista delle temperature, che sono assolutamente gradevoli per i giocatori, però beh, l'umidità è molto, se penso molto... a gara 3 nostra con 30 gradi, esatto, è molto diverso, soprattutto sono qua con la giacca adesso, quindi e quindi anche per i giocatori sicuramente sono condizioni ideali da questo punto di vista. Seguiamo Vicenza in possesso con Sigmund, solite schermaglie nei pressi dell'area di porta, Delfino e Barsanti, e la conclusione della distanza, la soluzione che abbiamo visto tante volte questa sera di oggi. Delfino non riesce a deviare, Mattia mai concede attento l'ingaggio. Ancora una volta tanto spazio in quella zona e Vicenza che prova un po' a rompere gli indugi. Sì, sono tiri da 25 metri, ma possono essere pericolosi se il portiere è coperto bene. Tante volte nell'occhio vediamo i gol in questo modo, con le deviazioni di sottomisura. Corioj ancora. Vediamo che Milano non ha cambiato ovviamente, esatto, era questa la mia curiosità, ma è chiaro, è abbastanza chiaro, ha funzionato, cioè, sul 2-2 sarebbe assurdo cambiare. E quindi Milano attende e vedete tutto questo spazio di pista libero per Vicenza con Oje, Sigmund in mezzo, attraversa l'area di porta, il pacca ancora Vendrame nella terra di nessuno lì. Ecco Milano che vuole partire con Fiala, che non riesce a vincere il duello. Guarda, perfetto, oggi perfetto, oggi in anticipo con la stecca. Sì, ma oggi è una sicurezza in difesa. Prova Zic a ripartire in balaustra, disco girato da quest'altra parte, male perché favorisce Delfino. Delfino ha spazio per concludere, questa è una bella parata con la pinza di Mattia Mai, un duello tra due giocatori che si conoscono da una vita, tanti anni compagni. Ecco, vedi, quando una squadra si sistema a box, ecco, è lì che devi essere bravo a sfruttare quelle piccole occasioni che ti danno per provare a ripartire, quando in questo caso Milano è in attacco, no? È lì che puoi rompere gli schemi, no? Diciamo. Esatto. Il momento in cui ti concedono Delfino qualcosa. Esatto. E ne ha approfittato bene perché il tiro era comunque preciso come sempre, però di fronte abbiamo il portiere della nazionale che ha risposto da par suo, e adesso Milano ha chiuso bene lo specchio, noi siamo nell'angolo giusto qua, non c'erano tanti spazi onestamente. Bellini come sempre a testa alta osservando il movimento di compagni ed avversari, poi conclude, anche questa era insidiosa sul lato dello scudo. Sì, molto scudo. Attento Michele Frigo. Vicenza in profondità con Dal Sasso, Milano per un attimo scoperto su questo fronte con Lorenzo Campulla che riesce a girare per suo fratello lì in angolo, il disco rimbalza male, allora Barsanti ancora una volta non perfetto il passaggio, arriva comunque Lettera, per un attimo stava anticipando Frigo, niente da fare, ancora adesso Milano un po' sì, però disunito, anche queste sono piccole cose. Pace, mette tutti a sedere, deposita in rete. Gran gol di Pace, nasce però dal fatto che Milano non ha sfruttato una transizione sbagliando il passaggio, quello era un passaggio da non sbagliare. Stavo dicendo che sono le piccole cose che poi, no, poteva lanciare in uno contro uno un giocatore come Lettera, sbagliato e non di poco il passaggio, riparte Vicenza e Pace qua fa un grandissimo gol, ha avuto una pazienza, ha saltato il difensore e dopo ha avuto una pazienza enorme, è stato proprio bravissimo, ha fatto un grande gol che rivediamo volentieri. Eccolo qua, salta Ferrari e poi guarda qua, perfetto. Che stagione che sta facendo anche Pace, mi viene da dire, a livello realizzativo impressionante, si avvicina a quota 50 gol, un fattore anche lui. Poi è un giocatore che quando poi ti fa un gol così prende consapevolezza e prende fiducia. Fare un gol così in gara 2 di finale sulla pista di Quanta Club ha il peso specifico ovviamente fondamentale. Comunque abbiamo visto dopo il pareggio di Milano, Vicenza di nuovo ha reagito bene. Adesso contrasto banchiero Delfino, il disco arriva a Martin Fiala che cerca l'angolino, conclude adesso ancora tra banchiero e Delfino, qualche spintone di troppo ma niente da sanzionare. Inquadrato Martin Fiala, Luca, qualcosina in più ci aspettiamo da lui o... Ma sai, con questa tattica è difficile per un giocatore come lui esprimersi al meglio.
sicuramente a Vicenza ci si poteva aspettare qualcosa in più, ma sai, poi è un giocatore che ha bisogno anche dell'appoggio dei propri compagni, insomma, quindi lui è un finalizzatore. Esatto. Abbiamo visto Delfino adesso che è andato a protestare, insomma, a ridere con l'arbitro, secondo me è andato a protestare sul fatto che, ecco, bene, contropiede forse. È scivolato anche l'arbitro, adesso riparte Milano con... Bellissimo qua il passaggio per sì, Ferrari che non è riuscito a concludere. Impattare. Una fase adesso inedita per questa partita, cioè capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra. Abbiamo visto prima Mattia Mai rispondere ancora una volta al presidente di Gambale. Adesso Milano che va a insistere, si alza livello agonistico della sfida. Adesso siamo a 11:48, manca ancora tantissimo, ma Vicenza è in vantaggio e Milano che deve fare qualcosa. E ancora una volta Vendrame a complicare la vita lì nello slot, andare via in slalom. Para Mattia Mai, è vero, sono fortissimi i giocatori di Vicenza, però a volte ho l'impressione che si conceda ancora qualcosina di troppo lì nello slot. Difficile sempre capire quanto è. Sì, però il anche adesso abbiamo due. Visto che il box era molto più aperto, no? Abbiamo visto Ferrari e Bellini in pressione e poi qua comunque, sai, quando hai giocatori come Vendrame che ti puntano in questa maniera non è così semplice. Questo è un passaggio rischiosissimo, va. Arriva un altro contrasto, attenzione perché Vicenza è ripartito con Francesco Campulla, ci mette la stecca Zic. Adesso i duelli davvero sono di altissima intensità, sempre più spesso si arriva al contatto fisico, parte Martin Fiala, scarica bene su Zic che ci mette un po' troppo tempo lì a decidere che cosa fare, molto bravo Lorenzo Campulla in back checking, poi sbaglia il passaggio, però grande intuizione del ragazzino, terribile, ricordiamo. Uno dei talenti assoluti del nostro hockey giovanissimo. Ha alzato il ritmo improvvisamente. Sì. Vediamo chi ne trarrà vantaggio in questa situazione un po' run and gun, come si dice nell'hockey, in cui sono saltate un po' le impostazioni tattiche. Mi sembra che si scivoli parecchio in questo momento, devo dire. 3 contro 1 di Vicenza. E Delfino che aveva una parte di gabbia, non trova la porta. Mattia Mai in questo caso fa bene per il Milano a fermare tutto e riordinare un po' le idee e rifiatare. Gli ultimi 2-3 minuti dopo il gol di Vicenza c'è stato su e giù, mica da ridere. Andiamo a vedere qui Bernard che come sempre va a puntare col disco sul back e qua, bravo, ecco, non avevo notato questo intervento di stecca di Frigo, molto importante, è stato molto bravo, molto attento. E allora 10:40 al termine, salvo overtime, per ora 3-2 per Vicenza che ha l'ingaggio in zona d'attacco. Sigmund pronto a sfidare Lettera. Il disco arriva dalle parti di Barsanti che deve liberarsi della marcatura, la pressione di Delfino solo accennata, Milano riesce a gestire ma è lontanissimo dalla porta. Adesso ha spazio forse Ferrari per puntare la retroguardia, nello slot si chiude bene Vicenza, oggi sempre con tranquillità ed eleganza va in balaustra a duellare con Barsanti, arriva il supporto di Lettera che però ha subito due uomini addosso, riesce è stato bravo a scaricare indietro a Bellini, ancora per Lettera, grande iniziativa del è Milano, contropiede di Vicenza, due contro uno, c'è Sigmund dall'altra parte, Delfino bravo in mezzo, qua Lettera a fare un ottimo backcheck e a chiudere sul passaggio di Sigmund, davvero bellissima adesso la partita, da una parte e dall'altra si sono aperti degli spazi, Milano chiamato anche a rischiare qualcosina con Lettera, ancora affrontare Delfino in balaustra, Vendrame per Sigmund che è sicuramente il giocatore giusto per abbassare un attimo il ritmo, favorire il cambio di linea, mettere ordine in questa fase di partita che ordine tattico non ha più, e con un Vicenza in vantaggio per 3-2 può anche stare che Milano faccio, adesso aspetta ancora, non è cambiato, diciamo. Questo certo, ci sta, sai, è ancora lunga la partita. Adesso l'importante per entrambe le squadre, ma ovviamente soprattutto per Milano, è non incappare in un fallo, no? Perché il fallo adesso potrebbe essere fatale, soprattutto per Milano che è in vantaggio già di una rete, insomma. Intanto Vicenza prosegue con la sua fitta trama che trova la stecca lì nei pressi dell'area di porta di Dal Sasso. E loro sono bravissimi a fare questi movimenti, vedi? È stata una bella deviazione. Eh sì, il tapin lì è davvero uscito di poco.
Jakub Bernard, su di lui ancora dal sasso, duello fra i due, lasciano correre. Vedi, per i due falli che sono stati fischiati finora abbiamo visto gli arbitri lasciar correre tantissimo in questi ultimi minuti. Adesso sì, non si fischia più. Gran parata comunque di Trigo, sottolineiamola ancora una volta, di Scudo. Siamo già dall'altra parte, ancora il taglio perfetto, Pace e dal sasso si trovano a meraviglia dall'altra parte, una conclusione bloccata. Milano chiamava forse i cinque uomini. Noi... sì, non ho visto. Ecco. Attenzione a Zic, davanti a Trigo, questo è fallo. Probabilmente danno un rigore, non lo so. Potrebbe essere anche un rigore questo. Perché era per vie centrali, lanciato sì, verso la gara. In porta. Però sì, qua il fallo, questo fallo ci sta. Questo è speso in maniera corretta, nel senso... ma sì, è speso in maniera corretta ed è anche fallo netto, insomma, un con gancio. Un giocatore lanciato, lanciato a rete, ci sta. Qua vedi che proprio prende la stecca, col secondo movimento prende la stecca a Sic. Secondo me ho visto Dennis Madossi un po' arrabbiato con un giocatore in particolare, probabilmente ha visto un cambio errato. Sì, perché anche la panchina della... proprio in questa azione, okay. Magari se riusciamo a rivedere l'azione, il replay dell'azione, possiamo vedere qualcosa di meglio. Ma... intanto prosegue il conciliabolo tra Martin Fiala, ecco, e l'arbitro. Qua, questa è l'azione, vediamo. Vediamo che stanno andando a cambiare, visto dietro due giocatori di Vicenza che andavano a cambiare e hanno lasciato Oggi da solo. Bravo Milano a sfruttare l'occasione e a guadagnarsi questi due minuti. Però sì, aveva ragione Dennis a prendersela con i giocatori, vedi? Ci sono due giocatori che vanno a cambiare in maniera errata. Ti chiedo però, ecco, con l'uomo che subisce fallo nello slot non dovrebbe essere tiro di rigore? Premesso che a volte è meglio il power per il tiro di rigore, però... sì, io difatti l'ho detto subito, poteva starci, probabilmente l'arbitro ha visto che sì, che è andato alla conclusione in ogni caso. Sì, credo che in questo momento possano fare meglio due minuti di power per Milano che un rigore. Il rigore è vero, hai un'occasione ghiotta per segnare, però è anche vero che se sbagli quella poi si gioca ancora in 4-4. Vediamo, insomma, non è che non cambia molto per quel che mi riguarda. Vediamo, perché finora questa sera le due squadre in power play hanno colpito entrambe, quindi adesso ha maggior ragione. Prima cosa è importante l'ingaggio, come abbiamo visto prima Vicenza, dopo vabbè Milano è riuscita a fare gol subito, però è anche vero che Vicenza ha perso 30 secondi con e questa volta invece Banchero ha la meglio su Delfino. E quindi Milano va con il setup già predisposto, ma con questo disco che saltava male. Adesso Bellini riesce a pulirlo in qualche modo per Banchero. Gli stessi quattro giocatori di prima, beh, ovviamente, visto che hanno fatto gol. Ci mette la stecca bene qua Sigmund, duello fra i due numeri 14, là nella zona critica dell'angolo dove mantenere il qua possesso. Qua ci vuole più aiuto però da parte di Fiala, Bernard. L'ha lasciato da solo nell'uno contro uno. Sì, Sigmund... 9 volte su 10 fuori lui col disco, c'è poco da fare. 1:20 ancora di power play per il Milano. Banchero, conclusione, para ancora Frigo, molto attento a questi dischi alti, a volte sono complicati. Ancora lo slap di Banchero, disco ancora vivo per il Milano. Fiala, Bernard, un altro passaggio che spezza il ritmo di Milano. Eh sì, i passaggi. Gol di Fiala, il one timer, questa volta ha colpito, l'avevamo anche un po', non dico criticato, però ci si attende anche che Martin Fiala possa fare la differenza, come in questo caso l'ha fatta con sì, però anche adesso appena sbagliato due passaggi non da lui, però quello che conta poi alla fine per lui è buttarla dentro. Sì, sicuramente la sua dote è migliore a livello mondiale, sappiamo essere uno degli scorer più puri che ci sono nell'hockey in line. Guardiamo anche l'intervento di Frigo, fermo restando che appunto i tiri di Fiala non sono facili per nessuno. È un one timer anche qua il passaggio di Banchero, forza giusta, non è facile per un portiere. Comunque Milano ha rimesso a posto le cose di nuovo, abbiamo visto che gli special team possono fare la differenza.
tre power play, tre gol stasera. Assolutamente sì, stiamo vedendo quello che ci aspettavamo da una finale scudetto fra queste due squadre. Comunque equilibrio e la differenza che la fanno gli special team, portieri che giocano bene. E poi Giorgio, scusa se ti interrompo, le piccole cose fanno la differenza. Abbiamo visto un cambio errato di Vicenza, porta a 2 minuti di power play per Milano. Difatti aveva ragione Dennis Somadossi ad arrabbiarsi con i suoi giocatori, proprio perché sa che sono le piccole cose che fanno la differenza, c'è niente da fare. E allora 3-3 a 6-28 dalla fine, tutta da vivere questa entusiasmante gara 2, davvero un ottimo spot per l'hockey line italiano, tantissimi campioni in pista questa sera, davvero per chi ci sta seguendo crediamo sia uno spettacolo eccezionale, ancora tutto da decifrare, con un Vicenza che ha sempre reagito senza scomporsi questa sera alle reti del Milano, quindi proseguirà dal punto di vista mentale, ormai questa squadra ha raggiunto una consapevolezza dei propri mezzi incredibile, quindi ci aspettiamo ancora tanto equilibrio da qui in avanti, decideranno molto probabilmente gli episodi, i dettagli, come più volte qui. Bravo Francesco Capulla, perché uno contro uno con l'etera in velocità, anche da lui probabilmente ci si aspetta qualcosa in più, no? Anche in questo caso poteva fare qualcosa di più, ma è stato molto bravo Campulla a tagliarlo fuori. Lorenzo Campulla, un'ottima ripartenza d'ingaggio è questa. Adesso dal sasso, Milano in fase di attesa ancora a box, la novità tattica di questa sera. Pace allarga per Campulla, Francesco Campulla in profondità, ancora non passa, questa volta chiude bene Barsanti lì la lettura, ma dal sasso insiste, molto bravo nella pressione a complicare la vita al Milano. Adesso è Bellini che deve riuscire a liberare, questo... qua chiude bene Barsanti, perché Pace aveva tagliato fuori proprio il box milanese in maniera clamorosa, era da solo sulla slot, se passava quel disco poteva far male. Vicenza ha comunque recuperato il possesso in maniera molto rapida e adesso se lo gioca con la linea di Sigmund che va alla conclusione. Adesso dall'altra parte Lettera riesce a recuperare questo disco, poi un contrasto comunque anche a mio avviso regolare, sì, questo, sì, una sportellata niente, assolutamente entro i limiti del regolamento. Attenzione perché siamo già dall'altra parte con Delfino che il fallo lo subisce questa volta, e attenzione power play per Vicenza, si arrabbia Bellini, lo rivediamo. Ho l'impressione che anche qui sia andato con la secca a disturbare un po' sul braccio, però lo vediamo. In presa diretta il fallo sembrava esserci, ma a volte ovviamente la velocità dell'azione può trarre... Certo che è per Milano avere un penalty killing adesso con fuori. Non lo so. Comunque il bastone gliel'ha preso. Poi Delfino si lascia un po' andare, come vabbè, fanno tutti. Lo stavo dicendo prima, Delfino che andava a ridere con l'arbitro, dicendo no, dei continui tuffi, tra virgolette, sì, di Banchero. Okay? Però insomma è come dire a me di non mangiare un panino, no, a volte. Perché poi i giocatori li conosciamo e sappiamo, certo, sappiamo benissimo che la furbizia, la malizia a volte fa parte del gioco, li porta a prendere queste decisioni. Attenzione perché questo è un altro momento fondamentale, a 4:38 dal termine questo power play davvero è di un'importanza capitale nell'economia di questa gara 2 sul 3-3. E allora andiamo a gustarci con il setup di Vicenza che prevede come sempre Vendrame lì e dal sasso a disturbare Mattia Mai. Dall'altra parte Delfino che come sempre su quel lato, Sigmund ha spazio per concludere, attenzione che questo disco stava per passare nel buco numero 5, invece Mattia Mai si salva. Questi dischi lenti con le deviazioni a volte mettono fuori casa il portiere che si aspettava magari lo slap o qualcosa di simile. Ma ha messo là per una deviazione, vediamo adesso il replay di una deviazione di dal sasso, vedi. Perfetto, l'ha deviato, perfetto, anche l'ha deviato. Sono molto bravi sia dal sasso che sì, Pace, cioè, a capire, cioè intercettare quei dischi è uno dei lavori diciamo nell'hockey moderno più importante, quello di andare a arpionare, deviare, sporcare i dischi lì davanti. E però ancora una volta il dosaggio del disco di Sigmund, tanta roba, ancora una volta si prosegue con l'asciugare la pista, l'abbiamo detto, tanta umidità bisogna assolutamente preservare.
le piastrelle, lo stilmat, perché non bisogna inficiare la regolarità ovviamente del gioco. Intanto notiamo anche ancora Ederle schierato, sì, ancora Milano ha cambiato i tre effettivi se non sbaglio, forse c'era dentro Ferrari prima, ha cambiato i due difensori adesso, Sick, quindi Ederle, quindi con spazio Bernard e Banchero ancora per Ederle in penalty killing. Ma attenzione a Vicenza che è ancora 1-20, questa volta una rarità. Delfino cicca ha rotto il bastone, l'ha recuperato al volo, rapido cambio ai box, se così possiamo dire, già pronto sulla sua mattonella Delfino. Ma siamo dall'altra parte con Vendrame, Sigmund, Delfino, tiro fuori misura, schermato da Zic, ma insiste Vicenza. Vendrame para Mattia Mai, che riesce anche a capire dove era il disco e metterci sopra la pinza. Concede l'ingaggio, ma sventa un'opportunità. Cambia di nuovo i tre effettivi Tommasello. Tornano i primi tre che erano in campo. Con Banchero pronto all'ingaggio. Sì, in effetti prima erano in campo loro tre, c'era Barsanti con Bernard in difesa. Delfino Banchero all'ingaggio, Milano riesce a sporcare questo disco. È ancora lunga la penalità però. 43 quindi... secondi, tantissimo. E Vicenza è già lì con il suo rombo offensivo. Sigmund per Delfino. Ancora Sigmund, solito dialogo tra i due, sporca bene con la stecca Bersanti questo disco che arriva comunque dal sasso. Delfino, Sigmund nel traffico, c'è Vendrame che protegge bene. Prima quando si sposta a sinistra prova sempre il tiro con lo screen di dal sasso davanti al portiere. Schema collaudato, adesso Vicenza avrà un altro ingaggio, no vediamo, no questo non è in zona perché il disco è finito sulle reti di protezione, poi fuori direttamente sul tiro del giocatore di Vicenza, quindi 14 secondi ancora di superiorità numerica, ma si riparte dal centropista. Mai come questa volta l'ingaggio è fondamentale, soprattutto per il Milano che difende in tre. Disco sicuramente conteso. Vicenza proverà qualcosa adesso. Delfino ha perso la stecca. No, qua gliel'hanno tolta dalle mani la stecca. Però non protesta questa volta Delfino. Sigmund la conclusione, para Mattia Mai, squadra al completo. Vedi come fa benissimo lo screen del sasso. Ancora Mattia Mai, si salva sul primo palo e poi la tonnara nell'area di porta, ma il gioco era già fermo, il disco ce l'aveva Mattia Mai. Milano per la prima volta questa sera riesce a superare un'infrarietà numerica. Diciamo una squadra. Sì, una squadra, tutte e due finora. Finora avevano colpito sempre il power play, adesso vedessi quella stecca lì sulla pinza di Mattia Mai, sono quelle cose che ai difensori non piacciono. Però il disco era lì. Era ancora in gioco. Era sì. In gioco il disco, ha fatto e bene. Poi comunque lì comunque ci si prova, insomma, certo, si paga il prezzo volentieri in quei casi. Nessuno si tira indietro, è una gara 2 di finale scudetto tra due squadre fortissime che dominano il nostro hockey dal 2018, tutti i trofei in palio tra di loro. Bellini controlla benissimo, riesce anche a girarsi, ma poi non c'era l'angolo buono per andare. Ah, l'ha controllato bene Pace qua. Ed è lo stesso Pace in possesso di disco, lascia Corey Hodge, americano vinto l'anno scorso nel nostro campionato con la maglia del Milano, quest'anno passato a Vicenza. Vediamo sempre un giocatore di Vicenza, in questo caso c'è Lorenzo Campulla davanti a Mattia Mai con Barsanti che lo spintona per liberare la visuale del proprio portiere, giustamente Hodge, vediamo se va, sì, lo schema è questo, attenzione perché questo è un grande intercetto del Cobra, Ferrari che parte, Ferrari contro Frigo, rete di Ferrari, decisiva qua al suo intercettare il disco, è uno dei lavori su cui Ferrari sappiamo essere uno dei migliori. Poi lui è sempre determinante per le vittorie di Milano. In questo caso la partita non è finita, però voglio dire, lui ha fatto un block shot, è stato bravissimo Lettera ad allungare il disco verso di lui, è bravo qua a punire Frigo tra le gambe. Allora questa volta la scelta della conclusione della distanza pagata cara, però lì c'è anche la bravura
dei difensori del Milano, in questo caso, di intercettare. Sappiamo quanto Ferrari in questa cosa capire il timing giusto, sì, per però, sporcare il disco. Però qua vedi, però ne aveva due davanti, così forse il difensore ce l'aveva vicino stavolta. Se torniamo un attimo indietro, se possiamo rivedere il replay, vediamo che il tiro, dopo il tiro, eccolo qua, dopo il tiro il giocatore oggi è andato verso il disco, ok, essendo l'ultimo uomo si è messo in pericolo, ha messo in pericolo la squadra da solo, la doveva probabilmente temporeggiare, tanto c'era un altro giocatore che stava tornando, partiva un 2 contro 1 col backcheck e sarebbe stato diverso. Ripeto, è sempre facile parlare, assolutamente, però sono come abbiamo detto prima sul cambio di Vicenza sbagliato, ok, adesso sono stati puniti da questo errore di oggi. Questi sono i momenti in cui, hai sottolineato giustamente tu, spesso e volentieri Ferrari magari non segna tantissimo in termini assoluti, ma fa sempre gol pesantissimi. È un giocatore che ha un'arma nella grinta che è incredibile. Però adesso la partita tutta è da giocare, lunga. Tutta da giocare, con Vicenza che vince un altro ingaggio molto importante per garantirsi un possesso a 1.40 dalla sirena. Ovviamente toglierà il portiere. Vediamo quando, eccolo, vediamo adesso. 1.30, esce Frigo, gabbia vuota, 5 contro 4. E vediamo se Vicenza riuscirà a pareggiare di nuovo. Abbiamo detto prima che non ha mai... Para Mattia Mai. Ancora però il possesso di Vicenza. 1.10 alla sirena. Milano riesce a sporcare l'imba la Ustra, ma ora sono due giocatori lì davanti, uno nello slot alto, l'altro proprio davanti al portiere. Mischia ancora Mattia Mai, ci mette una pezza. Un'altra deviazione davanti porta. Però Vicenza è sempre lì, non molla e non cala l'intensità, soprattutto mentalmente. Hanno sempre recuperato finora. È ancora lunga, c'è un minuto da giocare ed è tantissimo. È tantissimo. Vediamo che insomma Dossi non rimette Frigo tra i pali, parte dall'ingaggio con 5 giocatori. Cioè non aspetta il possesso, esatto. È che comunque ha fatto bene in questi casi. È il tutto per tutto, un minuto da giocare, Vendrame. Poi la statistica degli ingaggi era a suo favore, attenzione a Mattia Mai in due tempi, il disco ancora buono e a botta sicura, non trova lo specchio Vendrame, ma il disco ancora buono, attenzione che forse riparte ancora Ferrari, la gabbia è vuota, Ferrari sbaglia un gol incredibile, 30 secondi al termine, adesso Banchero, Barsanti prende la mira e segna, Barsanti per il 5-3 a gabbia sgarnita che decreta credo la parola fine su questa gara 2. Ha avuto un paio di ottime occasioni Vicenza sul rimbalzo con Dal Sasso e poi davanti porta con Vendrame. Riparte Ferrari che ha sbagliato un gol porta a vuota, però insomma era pressato, vabbè, ci sta. Sì, sul rovescio, però questo doveva farlo, sì, diciamo. Però insomma poi è stato qua bravo di nuovo Banchero, che se non erro al terzo assist della serata. Ha avuto pazienza, ha dato il disco all'uomo giusto, Barsanti non si è fatto pregare. Vicenza ha avuto l'opportunità perché in quella mischia furibonda il disco buono, l'hai detto bene, ce l'ha avuto Vendrame che aveva quel metro di spazio. Prima ha avuto una buona opportunità anche Dal Sasso che però è stato sfortunato perché il disco gli è saltato sulla spatola. Adesso arriva un fallo quando manca pochissimo, vediamo se si accende la contesa anche dal punto di vista, qualche spintone di troppo, si chiude con la bagarre questa gara 2 di finale scudetto. Questo è un Sigmund stranamente nervoso. E qua addirittura degenera la bagarre tra Delfino e Lettera. Vabbè dai, ci sta. Anche un po'. Una finale scudetto, ci sta un po' di nervosismo. Eh sì, siamo andati diciamo un po' oltre quelli che sono di solito le bagarre a livello che vediamo nell'hockey line, ma ci sta, non ci scomponiamo Luca. No, assolutamente. E io anche mi auguro che non ci siano provvedimenti per questa cosa che ci sta. È giusto così, gli arbitri lo sanno, una finale scudetto non è che... È l'inizio di gara 3 questo, possiamo dire. Esatto. È questo amore che scoppia tra Delfino e Lettera, due compagni di nazionale. Va bene così.
partita che fino all'ultimo regala emozioni. 5-3 per il Milano, mancano due secondi. Milano quindi riesce faticosamente, ma di fronte a questo Vicenza, ma a portare a casa questa partita ancora una volta, mantiene inviolata la propria pista. È successo un po' di tutto. Questa è la classica partita, onestamente, Luca, che poteva finire da una parte o dall'altra. Sì, guarda, io sono convinto che proprio gli episodi l'hanno decisa, c'è poco da fare, ripeto, un paio di errori da parte di Vicenza che Milano è stato bravo a capitalizzare, tutto qua. E comunque bisogna dar merito a Tomasello che col cambio tattico è riuscito a mettere in difficoltà Vicenza. E questa è la notizia del giorno dal punto di vista di quello che guardi più te, giustamente, da tecnico e da allenatore. Io non me l'aspettavo, credo di non aver mai visto, beh, sicuramente quest'anno no, vedere il Milano giocare in questo modo. Forse in Eurolega qualcosina, ma no, forse no. A box no, non si sono mai messi. Quindi... No, però sai, come dicevo prima, Milano ha soprattutto cambiato un aspetto mentale, che era la prima cosa che abbiamo detto, si è visto fin dall'inizio che hanno avuto un atteggiamento completamente diverso, e quello è l'unica cosa che doveva fare Milano. Qual è il presupposto per poi fare tutti i discorsi che vengono dopo a livello tecnico e tattico? Lo dicevamo nell'intervista a Bellino, l'hai detto tu, l'hai sottolineato in apertura: se non c'è l'atteggiamento, la concentrazione, l'intensità necessaria per una finale scudetto con il livello che c'è in pista, è chiaro che soccombi. Quindi da questo punto di vista Milano almeno è entrato in partita. Poi su quello che è successo, sì, ma anche, visto... sul finale, no? Abbiamo visto la partita è finita, mancano due secondi, però anche lì, no? L'atteggiamento finale, questa bagarre finale, no? È un segnale. Bene, siamo pronti per questi ultimi due secondi. Applaude anche Quinta Valle a bordo pista. Ci sono ovviamente dirigenti di Vicenza e dirigenti di Milano. Milano vince gara 2, riporta la serie in parità. 5-3 finale, meritata inquadratura per i campioni d'Italia. Andiamo a ribadire quelli che sono i marcatori della serata. Nel primo tempo Banchero, e poi due volte Delfino per Vicenza. Nel secondo tempo Bellini, Pace, Fiala, Ferrari per il game winning goal, quello fondamentale che ha cambiato l'equilibrio e le sorti di questa partita. E poi Barsanti a gabbia sguarnita, inquadratura per il coaching staff del Milano, in primis Gianluca Tomasello. Quando dico che i gol bisogna metterli sulla bilancia, non tutti i gol hanno lo stesso peso, e Ferrari, come hai detto molto bene tu prima, non è uno che fa tanti gol, ma quando li fa sono spesso e volentieri gol pesanti. Sì, l'abbiamo visto negli anni, spesso ha referto nelle finali, quasi sempre. Non aveva giocato una grande prima partita di finale, ma lui, come tutto il Milano, quindi vabbè, ci sta. Si salvavano in pochi, esatto, anzi, nessuno. Forse nessuno. E invece questa sera pesantissimo il gol, quindi la certezza è che si ritornerà comunque al Quanta Club per gara 4, ma prima certezza è anche che devo farmi un altro viaggio. La certezza è anche che devo farmi un altro viaggio a Milano, probabilmente. Ma sono sicuro che te lo fai volentieri, l'hai fatto per tanti anni. Ma prima c'è gara 3. Gara 3, sì, che dai, in una serie 3-5 ha un peso ancora maggiore. Ovviamente si riparte dal patinodromo comunale, dove abbiamo visto a Vicenza le cose cambiano di molto. Rivedremo, credo, il Vicenza partire a 1000. Quindi ritorniamo alle considerazioni che abbiamo fatto prima di gara 1. Ancora una volta, in un certo senso, sarà il Milano chiamato a dimostrare che anche su quella pista riesce a stare bene, sì, ed è successo una volta sola in tutto l'anno in quella Coppa Italia. Credo che dopo questa partita Milano non cambierà il suo modo di giocare, ma si può fare anche a Vicenza questo, sì, atteggiamento si può fare, è anche, tra virgolette, è anche più facile perché la pista è più piccola, però è ovvio che ti esponi sicuramente a più tiri, questo è chiaro. Però non credo che Milano cambierà molto il suo aspetto tattico in questo momento. Vediamo se Vicenza cambierà, sapendo magari come ha giocato qua a Milano. Sai, si invertono un po' le parti, no? Abbiamo detto Milano deve cambiare qualcosa, le ha cambiato stasera, è andata bene. Adesso deve riprendere in mano la situazione Vicenza, che sicuramente in casa giocherà con molta più intensità, sarà più aggressiva, sarà molto più difficile per Milano gestire la partita, però è tutto riaperto ed è
meglio per lo spettacolo che possiamo dare, insomma. Abbiamo una serie, possiamo dirlo, siamo sull'1-1, allora ci ritroveremo mercoledì a Vicenza, la strada è un po' più breve per te, sì. Alle ore 20:30 ovviamente su Fizz TV ci saremo, quindi grazie Luca Rigoni. Grazie a te Giorgio. E da parte mia un buon proseguimento di serata a tutti voi.